Un cordiale saluto dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per una partita molto molto sentita tra la prima e la seconda classificata del campionato di eccellenza girone A della Regione Sicilia tra San Cataldese e Mazara Calcio. Anzi, Mazara Calcio e San Cataldese, visto che siamo a Mazara del Vallo, ma con me, con Matteo Licata, c'è Piero Campisi e TeleIBS con le immagini a cura di Enzo Pipitone. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Dunque, oggi si gioca a Mazara per l'ottava giornata di questo mini torneo. Ricordo che finirà domenica prossima. Il Mazara si recherà sul campo della Nissa. Diciamo che ormai i giochi sono fatti perché Mazara e San Cataldese oggi giocano per onorare questo mini torneo. Ricordiamo che al primo posto c'è la San Cataldese e il Mazara, per via della sconfitta di domenica scorsa ad Agrigento, si trova in seconda posizione. Ma ripeto, le due squadre sono già qualificate per i triangolari. Sì, sono già qualificate per i triangolari. Possiamo proseguire con la lettura delle formazioni in attesa del fischio d'inizio della partita, partendo dalla San Cataldese. Con il numero 1 gioca Dolenti, con il 2 Ferla, con il 3 Burcheri, con il 4 Calabrese, con il 5 Di Marco, che sarà il capitano, con il 6 Velardi, il 7 Azzara, l'8 Kwame. Intanto comincia la partita. Il 9 Torregrossa, il 10 Veneroso, l'11 Cess. In panchina col 12 Aruscia, 13 Buonocore, 14 Piazza, 15 Rallo, il 16 Saetta, il 17 Tuccio, il 18 Galletti, il 19 Lipani, il 20 Bianconi, l'allenatore Settineri. Per il Mazara Calcio, con il numero 1 Sissé, con il 2 Genesio che sarà il capitano, per il 3 Giammè, 4 Grandis, 5 Lombardo, 6 Colley, 7 Guaiana, 8 Mejri, 9 Cortese, 10 Abate, 11 Pulizzi. In panchina con il 12 Sousa Kruger, con il 13 Morana, 14 Agate, 15 Kulkasi, 16 Balleri, 17 Rose, 18 Melia, 19 Ogbebor, 20 Vellutato, l'allenatore signor Dino Marino. Il direttore di gara è Alberto Munfuletto della sezione di Bra. Salvatore Totaro e Alberto Fiore, gli assistenti entrambi della sezione di Messina. Un ringraziamento particolare lo diamo a Vincenzo Pipitone, al signor Tonino Pipitone, l'editore di TeleIBS e il giornale L'Opinione. Un ringraziamento per la collaborazione col Mazara Calcio. In questo momento c'è Dolenti che fa ripartire l'azione che era stata interrotta. Siamo ora da Kwame che torna da Calabrese. Ancora San Cataldese che è in difficoltà visto la pressione dei canarini. Ora c'è il numero 11 Cesso che cerca di andarsene. C'è l'interruzione dell'azione da parte di Genesio. C'è rimessa laterale. Non riusciamo a capire se è stato fischiato fallo o rimessa laterale, anche che c'è il direttore di gara che sta discutendo con alcuni giocatori. C'è rimessa laterale, comunque è deciso rimessa laterale a cura di Valerio Genesio, battuta in questo momento, verso Cortese, non aggancia il pallone. Allora difesa San Cataldese decide di ripartire da Dolenti, che è un portiere dai piedi molto molto buoni. Ancora la San Cataldese che cerca degli spazi, allora si affida a Calabrese. Ancora lui che porta palla. Kwame. Kwame viene interrotto da Mejri. Ancora Mejri che tiene il pallone in campo. No, secondo il direttore di gara. Rimessa laterale quindi a cura di Velardi. Già battuta. Ancora Calabrese si affida di nuovo a Dolenti, ex Trapani. Verso il Mazara che ancora riesce a interrompere un'azione. Abbiamo un po' di difficoltà dalla cabina di regia a reperire, a intuire delle azioni. Vediamo ancora c'è l'intervento di Colley, rimessa laterale che sarà battuta da Burcheri, già battuta. Colley di testa. Torregrossa che viene fermato.
C'è ancora però la San Cataldese che cerca di attaccare in maniera anche molto caparbia. Allora interviene Grandis a cercare Pulizzi, un po' lungo, e allora c'è l'intervento di Ferla. Attenzione perché c'è stato un intervento a palla un po' lontana. Protesta Ferla, interviene il direttore di gara Mufuletto. Fischia calcio di punizione in favore dei Canarini. Partita con un inizio scoppiettante, Piero. Assolutamente sì, vediamo un gioco spezzettato soprattutto nelle zone nevralgiche del campo. Le due squadre diciamo si stanno studiando. Il Mazzara è partito con l'approccio giusto, ma davanti c'è una San Cataldese che è abbastanza attenta. San Cataldese è l'unica squadra che non ha subito sconfitte, quindi abbiamo davanti una delle società difensivamente più organizzate di tutto il campionato. Ancora Gaetano Dolenti, in avanti con i piedi, a cercare il numero 9 Torre Grossa, che viene però anticipato. Allora San Cataldese decide di giocare a centrocampo con Calabrese. Ora siamo da Di Marco in avanti a cercare un compagno, ma troppo lungo, nulla di fatto. Genesio controlla, rimessa dal fondo affidata alla Minsissé. L'ultimo precedente tra Mazzara e San Cataldese risale proprio alla prima giornata del campionato di quest'anno, non il mini torneo, proprio il campionato, quando la San Cataldese venne a imporsi qui a Mazzara vincendo la prima gara di campionato, e in un incontro che vedeva le due formazioni diciamo ancora più titolate di quelle che stiamo vedendo in campo, soprattutto nel Mazzara, che era una delle squadre che ambivano alla vittoria del campionato. Poi insomma il lockdown, il Covid interruppe tutta la serie di altre partite che dovevano svolgersi. Comunque stiamo vedendo davvero una partita lottata dalle due squadre, c'è molta grinta in campo. È una partita maschia, Piero, c'è Guaiana che ha combattuto su tutti i palloni finora. Ancora Pulizzi che perde però il contrasto con Cess. Allora San Cataldese cerca dalla fascia sinistra di attaccare in tutti i modi. Ancora San Cataldese che viene fermata da Jamais. Era il numero 7 a Zara che aveva creato scompiglio. Per chi fosse appassionato di calcio, Raul Torregrossa, il giocatore della San Cataldese numero 9, è il fratello del famosissimo Ernesto Torregrossa. Raul è un classe 2000 che ha fatto già un bel numero di gol in questo campionato di eccellenza. Intanto Sissé ha già battuto. Cortese non riesce a tenere il pallone in campo, la rimessa laterale ancora per i Catallini, già battuta. Allora Calabrese, ancora lui, si affida però subito alla difesa con Di Marco. Ora siamo da Burcheri, ancora Di Marco, il capitano, non si capisce col compagno, ma interviene Cess. Calabrese. Ancora San Cataldese che cerca di spingere, tutte le squadre sono a metà campo del Mazzara calcio, intanto c'è calcio di punizione per la San Cataldese subito proprio da Di Marco, quando siamo praticamente all'inizio dell'ottavo minuto del primo tempo. Viene aiutato a rialzarsi il giocatore Amaranto Verde, quindi nulla di grave per lui. Attendiamo il fischio del direttore di gara per il calcio di punizione in favore della formazione proveniente dalla provincia di Caltanissetta. Battuta il calcio di punizione. Attenzione, c'è però un intervento di Genesio, chirurgico Valerio Genesio. Ancora Genesio, ne dribbla uno, poi si affida allora a Modu Jamé, Lombardo. Lombardo, ancora lui, palla al piede. Cerca di aprire ma non si capisce e interviene Kwame. Ancora San Cataldese con Calabrese, poi Di Marco. Ancora Calabrese. Ora siamo da Belardi. Belardi, ancora lui. Calabrese. Calabrese, bello il filtrante. Attenzione a Cess che viene fermato da Simone Guaiana. Guaiana pressato, riesce comunque ad allontanare la sfera.
ancora San Cataldese che ha deciso di attaccare in tutti i modi i Canarini. Chess non riesce a agganciare il pallone e allora è intervenuto Lombardo. Ancora Chess, scambia con Burchieri. Chess, c'è l'intervento di Colley. Grandis apre dalle parti di Pulizzi. Ancora lui, ha perso un po' di tempo forse. Allora Genesio, che viene contrastato da Ferla. E c'è rimessa laterale in zona di attacco per i gialloblu. Il Mazzara sta ora cercando di reagire alla grande pressione dei Catallini. Società che è stata per varie stagioni in Serie D, quindi una società che conosce la quarta divisione nazionale molto molto bene. Battuta intanto la rimessa laterale. Siamo dalle parti di Veneroso. Buono intervento del Mazzara. Cortese. Allora Cortese, Cortese, ancora lui. Il tiro di Cortese ribattuto. Però c'è l'intervento di Pulizzi. Rimane a terra Cesse, si va avanti per il vantaggio. Allora la San Cataldese attacca. C'è l'intervento di Genesio, ma il pallone è rientrato nel possesso dei Catallini. Ancora Di Marco. Scambia con Belardi. Buono il palleggio di Belardi. Burchieri, c'è però l'intervento di Grandis. Allora Guaiana che subisce fallo. Calcio di punizione per il Mazzara Calcio quando siamo all'inizio dell'undicesimo del primo tempo. È una bellissima partita, non abbiamo nemmeno il tempo di prendere fiato noi dalla cabina di regia. Una partita aperta a qualsiasi risultato e proprio da tripla. Le due squadre non stanno risparmiando energie nonostante abbiano giocato appena tre giorni fa, domenica scorsa. È chiaro che il Mazzara ha davanti la squadra più titolata per vincere questo campionato di eccellenza e approdare in Serie D. È chiaro che, ripeto, il risultato comunque vada a finire per virtù di queste prime sei squadre che dovranno fare gli spareggi, insomma sono già qualificate. Attenzione perché è stato allontanato il pallone da parte di un giocatore a San Cataldese, è stato comunque fischiato calcio di punizione per la San Cataldese, il fallo è stato di Abbate e ci sono proteste da tutte e due le panchine, si stanno surriscaldando gli animi. Ora c'è il direttore di gara che cerca di mettere un po' di pace. Si lamenta con l'allenatore Dino Marino per ciò che è appena successo. Ovviamente cenno d'intesa tra i due. Calcio di punizione che sarà battuto da Gaetano Dolenti, che fu protagonista, Gaetano Dolenti, della cavalcata che portò il Trapani in Serie B. Battuto già il calcio di punizione. Colpo di testa del Lombardo, rimessa laterale in zona di attacco per la San Cataldese. Ricordiamo che nel Mazzara oggi ci sono due giocatori che vengono da una lunga assenza per infortunio e trattasi del difensore centrale Vincenzo Lombardo e del terzino destro, il capitano Valerio Genesio. Poi ci sono alcuni assenti per infortunio tipo Rosella, Montalbano e Parisi. Vediamo, intanto è già stata battuta rimessa laterale ma la difesa ha spazzato. Ora siamo dalle parti di Ferla. Calabrese, ancora lui, si affida a Di Marco. Di Marco con i piedi a cercare subito Torre Grossa, però c'è l'intervento di Genesio e le mani di Sissé. Sissé ora cerca di mettere un po' di calma tra i compagni. Si affida a Vincenzo Lombardo. Ancora la Min Sissé, con i piedi rischia un po' troppo, però Lombardo riesce comunque a intervenire. Difende il pallone Lombardo. Allora Grandis, Sissé con i piedi, ancora. Vediamo se Abbate riesce a intervenire, no, perché è intervenuto Di Marco. Ancora il Mazzara, poi c'è Genesio che spazza. Una partita veramente maschia quella di oggi. Mejri, buona l'azione di Mejri. Pulizzi.
Pulizio che viene contrastato da Cess, ma c'è rimessa laterale per il Mazzara Calcio che sarà affidato al capitano Valerio Genesio. Genesio chiama i compagni a fare movimento. Ancora Genesio in avanti, non trova Abate, spazza allora Di Marco. Ancora la San Cataldese, subisce fallo il numero 7 Azzara. E vediamo Grandis che cerca di perdere un po' di tempo, viene redarguito dal direttore di gara senza comunque cartellino. La San Cataldese cerca allora di impostare un'azione offensiva. Siamo da Cess. Calabrese, Di Marco, verso Burcheri. Ancora Calabrese, fa girare il pallone, siamo da Di Marco, cerca di aprire verso Kwame. Kwame, c'è l'intervento di Colley. Ancora Kwame, buono stop di Kwame. Ancora rimessa laterale per il Mazzara Calcio. La San Cataldese attacca con grande continuità. Il Mazzara sta cercando di giocare per ripartenze. Comunque il risultato è ancora fissato sullo 0-0. Battuta rimessa laterale tra Colley e Lamine, c'è uno scambio di palla. Allora Lunga a cercare Cortese che viene contrastato in maniera vincente da Belardi e guadagna pure calcio di punizione. Battuto già il calcio di punizione. Calabrese verso Di Marco. Kwame, Di Marco. In avanti Di Marco, cerca un compagno, arriva comunque Genesio. Vediamo Genesio conquista il pallone, forse anche con un pizzico di fortuna. Ha rischiato troppo, allora siamo da Chess. C'è un cross, un tiro, anzi Torre Grossa che viene bloccato da Lombardo quando siamo al minuto numero 16 del primo tempo. E Torre Grossa è stato pericoloso. Complice anche una bella azione corale da parte della San Cataldese. Ora comunque c'è una rimessa laterale in favore dei Canarini. Momento di attesa, c'è anche un po' di tensione in campo vista l'importanza della partita. Parliamo sempre della prima contro la seconda classificata. Rimessa laterale battuta forse un po' male, forse da ripetere. Sì, da ripetere, c'è Colley, deputata battuta, deve arretrare secondo il direttore di gara. Colley forse aveva preso qualche metro di troppo, battuta comunque. Grandis, Colley in avanti, non c'è nessuno se non Cortese, ma è troppo distante. Interviene Ferla che forse poteva temporeggiare un po' anche perché aveva dei compagni vicino. Però c'è rimessa laterale in favore del Mazzara Calcio. Piero, questa è una partita dove È veramente vibrante, molto è vibrante. vibrante, sinceramente non me l'aspettavo, pensavo a una partita molto più moderata, molto più tattica, sinceramente invece dico una cosa, qui c'è in palio il prestigio, come si suol dire, no? Una eventuale vittoria della San Cataldese, insomma, sarebbe importante per Verdi Amaranto, insomma, per cercare di consacrarsi al primo posto, C'è no? un fallo di mano ai Il calabrese, scusami. Mazzara si trova al secondo posto e cerca obiettivamente di andare in vantaggio per agguantare il primato in concomitanza con gli ospiti della San Cataldese. Comunque, stiamo vedendo una partita maschia, una partita davvero combattuta dalle due squadre. Sì, è una partita bella, combattuta, nonostante alla fine non si giocano niente perché sono entrambe qualificate, però sono quelle partite che si gioca per onor della maglia, come si suol dire. Tanto c'è calcio e punizione in favore del Mazzara Calcio, la batte Genesio, però non è convinto dei movimenti di Azzara. Ci sono proteste da parte di Genesio. Genesio molto arrabbiato col direttore di gara. Ah, se il direttore di gara decide che c'è stato un movimento sbagliato di Azzara, ci starebbe cartellino giallo per regolamento. Vediamo però che
Probabilmente ha fissato una rimessa laterale, infatti è così. Rimessa laterale per il Mazzara. Genesio. Mejri. Ancora lui. No, è Pulizzi, scusate. Genesio, ancora per Pulizzi. Cross, rimessa laterale in zona di attacco ora per il Mazzara Calcio, quando siamo al minuto numero 19 del primo tempo. Deputato alla battuta c'è sempre Capitan Genesio. Vediamo ancora Genesio, Pulizzi, cerca un dribbling, bello il numero, però viene fermato da Chess. Ora cerca subito un contropiede, siamo con Veneroso, Veneroso, Kwame, Kwame ancora lui, apre per Azzara, c'è cross, ma interviene Colley. Hai visto l'errore di Pulizzi, direi, perché Pulizzi aveva davanti a sé Grandis, Thomas Grandis, per cui secondo me avrebbe potuto lasciare palla a Grandis per cercare di verticalizzare nell'area grande di rigore. Invece ha perso palla, un rimpallo ha favorito poi gli ospiti della Sagra Valdese, che sono andati in fase offensiva. Sì, sì, forse doveva fare quel tocco in meno e quel passaggio in più. Tanto c'è calcio di punizione per i Catallini. Non sono d'accordo i giocatori del Mazzara Calcio, però ormai è stato convalidato. È pronto a battere il calcio di punizione il numero 6, Velardi. Battuta in questo momento. Buono il tacco, però intercettato da Colley. Il tacco era di Veneroso. E poi Guaiana che sta combattendo su tutti i palloni. Guaiana forse è uno dei giocatori che sta correndo di più insieme a Genesio. Colley è pronto a battere la rimessa laterale, un po' lunga, c'è l'intervento di Calabrese, allora Di Marco decide di ripartire da Gaetano Dolenti, coi piedi, è uno dei portieri più bravi della categoria, con i piedi si vede. Ora siamo da Grandis, Giammè, Lombardo, Colley, ancora lui, però non trova Guaiana. C'è rimessa laterale per la San Cataldese e Dino Marino sprona i suoi, anche Settineri sta spronando i suoi. Settineri è un allenatore giovane ma molto preparato e in questa stagione lo sta dimostrando ampiamente. Torre Grossa, stop e pallone, il cross a cercare un compagno e interviene Sisse. Allora cerca subito un contropiede con Genesio. Genesio ancora col pallone fra i piedi. Pulizzi. Ritorna da Genesio. Pulizzi ancora lui. Genesio. C'è però l'intervento di Veneroso. E c'è calcio di punizione in favore della formazione proveniente da provincia di Caltanissetta. Già battuto il calcio di punizione. Intanto abbiamo un paio di risultati cambiati in questo mercoledì. A Marsala la Folgore è andata in vantaggio con Carovana, a Palermo la Nissa è andata in vantaggio al 17° con Prestia. Scusami, ma c'è stata un'occasione di Torre Grossa al 22° del primo tempo, che era una soluzione a incrociare da destra verso sinistra, di poco a lato. Quindi rimessa dal fondo in favore dei Canarini, con la Minsisse che forse se la prende un po' comoda. Vediamo le due formazioni che sono già belle che schierate. Sono molto strette tra parentesi. Ma infatti stavo notando questo. Questa è un'immagine bellissima che specchia un po' l'andamento della partita. Le due squadre sono davvero racchiuse in un fazzoletto del centrocampo, perché la partita si gioca lì, a centrocampo. Sembra quelle partite, Piero, di una volta, quando gli allenatori erano tipo Zeman oppure Galeone, cioè partite dove non c'era mai respiro e si giocava per segnare, punto. Comunque siamo qui, torniamo al Nino Vaccara, perché c'è la San Cataldese che prova di nuovo ad attaccare gli spazi con la palla fra i piedi. C'è l'intervento di Pulizzi, forse un po' fortunoso, ma è riuscito a conquistare il pallone, poi trova l'aiuto da parte di un compagno, ma pallone un po' lungo, interviene Velardi. Intanto Matteo ti comunico il raddoppio della Nissa
con rete di Retucci al 21esimo sul campo del CUS Palermo. Anche la Nice è una formazione che ormai è praticamente vicina alla qualificazione per i due triangolari, quindi questa vittoria confermerebbe il risultato. Vediamo, c'è un giocatore del Mazara calcio a terra. Sembra essere in grado di rialzarsi, dovrebbe essere il giovane Mejri. Mejri, giocatore classe 2003, si è rialzato, niente di grave per lui, per fortuna. E c'è rimessa laterale, già battuta comunque da Genesio, pallone comunque restituito ai Catallini con grande fair play. Dolenti con i piedi, porta il pallone come se fosse un centrocampista. Ora Di Marco. In linea di massima San Cataldese ha quasi tutti i giocatori molto bravi nella tecnica individuale, perché non ho visto un giocatore finora dei Catallini che abbia difficoltà nello stop e nel controllo. Vediamo Veneroso che ha cercato un filtrante, non riuscito perché è intercettato. Allora Grandis, c'è l'intervento di Abate. Nulla di fatto, allora c'è rimessa laterale ancora per la San Cataldese. Kwame intercettato, allora Guayana spazza ma trova Cortese, allora cerca un contropiede con Mejri. Ancora Mejri che però è da solo contro due giocatori. Si affida a Grandis. Mejri apre e trova Colley. Cerca di andarsene Colley ma viene fermato da Kwame. Allora Gaetano Dolenti che con i piedi trova Kwame in un fazzoletto di terreno. Allora siamo dalle parti di Veneroso, fallo da dietro di Abate, cartellino giallo per lui. Quando siamo al 26esimo del primo tempo, giallo per Abate su fallo da dietro da parte sua su Veneroso. Genesio non è d'accordo con la decisione perché ritiene che anche prima ci dovessero essere dei cartellini per gli avversari, ma ormai così è stato deciso dal direttore di gara proveniente dalla sezione di Bra. Un altro risultato è cambiato, vantaggio dell'Acragas a Marineo. I biancocelesti aggragantini hanno segnato proprio qualche secondo fa, insomma, la rete del vantaggio. Vediamo che c'è rimessa laterale in zona di attacco per San Cataldese, c'è, vediamo, non c'è fallo perché c'era fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Non era d'accordo il giocatore Catallino, ma c'è calcio di punizione quindi in favore dei Canarini. Risultato per chi si fosse collegato in questo momento è ancora di un pareggio a reti bianche. Risultato obiettivamente non giusto per ciò che abbiamo visto in campo. Tutte e due le squadre hanno giocato praticamente col coltello tra i denti. Tanto battute calcio di punizione a cercare Cortese. Però commette fallo in attacco Cortese, calcio di punizione ora per gli Amaranto Verdi. È rimasto a terra un giocatore, dovrebbe essere, se ho visto bene, Velardi. No, Velardi è in piedi, quindi allora è Di Marco. Sì, è Di Marco, confermo. Cortese lo ha aiutato a rialzarsi con grande fair play. Tanto pronto Gaetano Dolenti. Lui che è di San Cataldo, quindi un giocatore che gioca proprio per la maglia. Anche Torregrossa stesso è di San Cataldo. Quindi ci sono alcuni giocatori provenienti proprio dal paese, quindi tifosi della squadra per la quale stanno giocando. Ancora intanto il Mazara, che cerca di andarsene con Abate, ma viene fermato. Allora Cess rischia un po' troppo, c'è stato un contrasto non ravvisato dal direttore di gara, purtroppo non abbiamo il replay quindi non possiamo sapere se il contrasto c'è stato o meno su Cortese, tanto si va avanti con Velardi, Calabrese,
Vediamo ancora verso numero 7 a Zara che è andato avanti. Ora siamo però da Veneroso, Kwame. Ancora Kwame cerca un cross, il tiro alto in fila Z da parte di Azzara. Nulla di fatto, quindi rimessa dal fondo per i giocatori giallo-blu. Ancora il risultato è 0-0 quando siamo vicini al termine del 29esimo del primo tempo. E comunque questo è stato il secondo tiro in porta da parte della San Cataldese. Nonostante la partita, ripeto, col coltello tra i denti, non ci sono state tutte queste occasioni in porta. E anche se ciò, diciamo, non rende giustizia alla bellezza di questa partita. Dolenti, coi piedi, cerca e trova Veneroso. C'è l'intervento di Guaiana, senza fallo. Ancora Guaiana cerca di andarsene, è rimasto comunque a terra Veneroso. C'è rimessa laterale in favore del Mazzara. Ci sono comunque delle proteste per l'intervento precedente di Guaiana. Colley, Guaiana, ancora lui. Difende palla, cross di Colley verso Cortese di testa. Prima occasione Mazzara a lato, rimessa dal fondo quindi per la San Cataldese quando siamo al 30esimo del primo tempo. Due occasioni quindi della San Cataldese, una per il Mazzara. Partita dove comunque c'è molto studio, oltre che, come dicono in Argentina, oltre che garra. Tanto è pronto Gaetano Dolenti, che chiede il cambio palla, forse un po' sgonfio. Infatti il pallone viene cambiato in questo momento. Dolenti si affida a Velardi. Ancora lui. Velardi, Kwame. Bello triangolo chiuso con Calabrese. Di Marco. C'è Abate che cerca di pressare, guadagna la rimessa laterale, il Mazzara calcio. Piero, secondo me in questo momento le due formazioni sono forse in una fase di studio, può essere? Ma è dall'inizio che sono in una fase di studio, forse perché bravi i due tecnici a confrontarsi con i propri uomini in campo, uomini che stanno lottando, come sempre abbiamo detto, in mezzo al campo. È lì la partita che per ora regna, no? Ed è un'ottima sfida, un'ottima gara, che è impostata bene anche tatticamente dai due mister. Io direi che questa partita, allo stato attuale, potrebbe essere svegliata o sbloccata, come si suol dire, da qualche azione individuale, perché le squadre giocano in maniera corale, stanno giocando bene. Attenzione a Guaiana, Guaiana, il cross Cortese non aggancia! Non ha agganciato Cortese, poteva essere l'occasione, come dicevi tu, su un'azione quando siamo al 32esimo del primo tempo. La San Cataldese guadagna rimessa dal fondo, battuta da Dolenti. Vediamo ancora Di Marco, Calabrese, Belardi. La Mazzara che negli ultimi 3 minuti è andato vicino al gol in due occasioni ha eguagliato un po' le occasioni che ha avuto la San Cataldese. Vediamo, c'è fuori gioco fischiato ai danni di Azzara. Quindi calcio di punizione in favore del Mazzara Calcio. Momento di attesa per la battuta del calcio di punizione in favore del Mazzara. Battuto da Cissé. Guaiana di testa, cerca di prolungare, non trova nessuno. C'è un po' forse di confusione, poi c'è comunque l'intervento di Dolenti. Comunque, ottima squadra la San Cataldese, Senza eh? ombra di Ottima dubbio. squadra. Senza ombra di dubbio, la San Cataldese ha dimostrato di essere una squadra molto quadrata.
Vediamo Kwame che subisce fallo da Guayana, calcio di punizione quindi per la San Cataldese. Già battuta. Vediamo Burcheri che cerca subito un compagno, c'è stato un intervento forse con un po' di esperienza di Lombardo. Poi c'è Sissé. E il pallone viene messo in fallo laterale. Aveva subito forse una manata Veneroso. C'è rimessa laterale in realtà che è in favore della San Cataldese. C'è anche un po' di movimento. C'è un po' di movimento forse. Nervosismo più che movimento. Intanto c'è Raul Torregrossa che restituisce il pallone a Lamine Sissé quando siamo al 35esimo del primo tempo. C'è un fischio del direttore di gara per un'ammonizione. È stato ammonito Torregrossa a quanto pare, forse perché ha battuto la rimessa laterale senza l'autorizzazione del direttore di gara. E anche Settineri ha qualche diverbio col direttore di gara. Intanto ha battuta di nuovo la rimessa laterale sempre da Raul Torregrossa. Sì, sì. Vediamo, c'è stato l'intervento di Cortese, rimane a terra Di Marco, c'è ancora Cortese. Cortese, il cross, non è uscito il pallone, quindi pallone ancora in gioco. E poi c'è fallo di Cortese e calcio di punizione per la San Cataldese. Ora si stanno un po' surriscaldando gli animi qua al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, pronto comunque a battere i calci di punizione il solito Gaetano Dolenti. Dolenti con i piedi, c'è l'intervento di Jammé. Attenzione a Chess che cerca di impostare l'azione offensiva, allora si fa aiutare. Ancora Chess, il tiro di poco alto, il tiro di Chess al 36esimo del primo tempo. Sissé l'ha battezzata fuori, ma non era di molto alta. Intanto c'è un giocatore a terra del Mazara Calcio. Del Mazara. Dovrebbe essere, vediamo, dovrebbe essere forse, no, Lombardo è in piedi. E Genesio. Valerio Genesio, sì. Capitano a terra. Valerio Genesio che rientrava da un infortunio, forse non è ancora al 100%. Infatti c'è l'intervento dello staff medico del Mazzaro. E ne approfittano, complice anche il caldo, i giocatori a ristorarsi un po', Piero. Assolutamente sì, una boccata d'ossigeno ci vuole, anche perché oggi è davvero alta la temperatura qui su Mazara del Vallo, in particolare anche sul terreno di gioco, per cui un time out improvvisato per respirare un attimo. Abbiamo visto che il capitano Valerio Genesio si è alzato senza nessun problema, per cui hanno diciamo fiatato le squadre per qualche secondo, adesso si ripartirà. Comunque diciamo una bella partita maschia, una bella partita lottata dalle due squadre, la San Cataldese che è venuta a Mazara per dimostrare che vuole vincere, non per farsi una passeggiata, nonostante si trova tranquilla al primo posto in classifica. La San Cataldese vuole vincere, ma il Mazara non è stato a guardare. No, non è assolutamente stato a guardare finora il Mazara. Intanto Cortese cerca di stoppare il pallone di testa, cerca e trova Guayana. Ancora Guayana che però viene trattenuto da Burcheri che viene ammonito. Ammonito Burcheri al 38esimo del primo tempo, tenuto per la maglia Simone Guayana. Calcio di punizione da posizione anche molto ghiotta. Vedremo chi sarà deputato a battere questo calcio di Grandis. Punizione. Probabilmente sì. Thomas Grandis, l'argentino del Mazara, regista molto, molto bravo a dettare i tempi, una sorta di metronomo in campo.
Vedremo se opterà per battere direttamente in porta o per un cross nel mezzo. Anche che Cortese è molto bravo di testa. Anche Giammè. Direttamente in porta, Dolenti però senza grossi problemi. Un po' di rischi si prende Burchieri, che però guadagna calcio di punizione quando siamo al 39esimo del primo tempo. Pronto a battere il calcio di punizione Dolenti. Vediamo Dolenti, prende la rincorsa, però decide per un passaggio a Di Marco. Ancora lui. Di Marco cerca un po' di addormentare forse la partita. Intanto c'è un buon intervento di Lombardo. Kwame di testa. Chess cerca di andarsene con un numero, con un sombrero più che altro. Poi c'è un po' di mischia, ora Colle di testa, poi Calabrese. Conquista il pallone, abbate. Secondo il direttore di gara, calcio di punizione. Forse sto calcio di punizione è leggermente forzato. Però il direttore di gara era in una posizione migliore della nostra per giudicare. Calcio di punizione che comunque è già battuto. C'è un intervento bello di Genesio di testa. Allora Calabrese. Di Marco, un cross a cercare Chess, ma c'è l'intervento sempre di Lombardo, anche lui buona partita oggi. Rimessa laterale in zona di attacco ancora per la San Cataldese, battuta Torre Grossa, si affida a Veneroso e c'è Colley, ancora Veneroso, poi Grandis, Chess. Cerca di andarsene Guaiana che guadagna calcio di punizione, fallo è stato di Calabrese. Calcio di punizione che sarà battuto dal Mazzara. Pronto a batterlo il capitan Genesio. Già battuta verso Cortese, ma il direttore di gara fischia. Probabilmente da ribattere, così è. Ha cercato il fattore sorpresa Genesio. Allora, cambia il battitore del calcio di punizione, sarà Lamine Cissé. Fa un po' di finte, poi si affida a Lombardo. Di prima a cercare Guaiana e cerca di prolungare di testa, non va. E il pallone arriva mestamente da Dolenti. C'è pressing ora da parte di Mejri sulla San Cataldese. Burchieri. C'è un intervento di Grandis, c'è però rimessa laterale ancora per la formazione ospite. Burchieri. C'è l'intervento su Chess, c'è comunque rimessa laterale per il Mazzara, già battuto. Vediamo, ancora Abate. Guaiana di testa a cercare Mejri che subisce fallo. Calcio di punizione, siamo al 42esimo del primo tempo. C'è anche un litigio tra Chess e Abate. Attenzione, vediamo cosa deciderà il direttore di gara. C'è anche Lombardo che interviene. Sono stati divisi i due atleti. C'è anche Abate, ce l'ha anche con Veneroso. E scoppia la rissa. Scoppia la rissa. Peccato davvero, Piero. Questo è un brutto epilogo. No, no, diciamo che non è una rissa, è uno scontro verbale tra le due squadre, se ne stanno dicendo di tutti i colori, ma fortunatamente senza, diciamo, azioni fisiche. C'è tensione come se fosse proprio una finale questo incontro, è incredibile, è una partita veramente sentita dalle due squadre. Mazzara e San Cataldese davvero stanno giocando per i 3 punti, ma come se fosse una posta in palio davvero importante. Ricordiamo che le due squadre sono qualificate per i triangolari. Ci sono dei cartellini che volano in questo momento. Uno è stato Abate, un altro è stato Veneroso. L'ultimo là sotto. Dovrebbe essere stato Veneroso. Abate sicuro, siamo intanto al 43esimo del primo tempo. Abate sicuro perché, diciamo, è iniziato un po' da un battibecco. E il numero 7 è Azzara, ammonito Azzara.
comunque ancora sta continuando. C'è Di Marco che ora sta parlando col direttore di gara. Un altro cartellino mi sa che verrà sventolato. No, calcio di punizione già battuto. Allora c'è il cross di Guaiana. Vediamo Cortese, il tiro di Abate ribattuto, poi ancora Abate. Eh no, guarda, sotto rete bisognava concludere di prima, prima. Quell'attimo di esitazione di Cortese che ha lasciato la palla ad Abate, diciamo, ha fatto rimbossare la difesa ospite. Ripeto, ottima diciamo possibilità per il Mazzara per far male. Sì, c'è un giocatore del Mazzara a terra in questo momento. E sembra essere Pulizzi. Sì, è Pulizzi. È Pulizzi. Sì. Si è comunque rialzato, quindi nulla di grave. Intanto c'è Genesio pronto a battere la rimessa laterale. A cercare Guaiana, che ha cambiato fascia. Guaiana, ancora lui! Un dribbling, ancora Guaiana! Guaiana, ancora lui, che però viene fermato! Non ha tirato. E poi c'è un tiro da distanza di Genesio. Ancora Mejri non va. Bella azione. Bella azione del Mazzara. Bella azione. Siamo al 45esimo del primo tempo. Risultato di 0-0, ma ora c'è stata una bella azione da parte del Mazzara. Pronto a battere la rimessa laterale dal fondo, scusate, Dolenti. Di Marco. Velardi. Ancora lui, Di Marco. Ancora Di Marco. C'è un intervento, più una finta, diciamo. Però c'è la rimessa laterale battuta già dalla San Cataldese. Siamo dalle parti di Azzara. Azzara cerca di andarsene. Il cross verso Chess, che però il pallone era un po' fuori misura. Quindi rimessa dal fondo per la formazione di casa. Ottimo primo tempo da parte delle due squadre che hanno giocato senza lesinare fatiche, davvero hanno lottato per tutti questi 45 minuti, onore alle due compagini. Le due compagini si sono impegnate veramente molto, ancora Cortese di testa cerca di prolungare, c'è Guaiana, ancora per Cortese, Cortese viene fermato da Kwame. Calcio di punizione in favore della San Cataldese. Intanto guarda, io ti segnalo la terza rete della Nissa con Stassi a Palermo contro il CUS, che ha segnato il gol della bandiera con Mazzola al 40esimo, per cui CUS Palermo Nissa 1-3, mentre è finito il primo tempo a Marineo, dove l'Acragas è in vantaggio per 1-0. Intanto a San Cataldese cerca di nuovo di spingersi nella metà campo, c'è un intervento di Lombardo che ha forse anticipato Sissé, però il pallone è ancora in possesso della formazione in divisa verde amaranto. Vediamo, c'è un cross, Torre Grossa di poco alto, il colpo di testa di Torre Grossa. Rimasto a terra Sissé, penso che comunque non sia niente di grave. C'è rimessa dal fondo in favore dei Canarini. Guarda, è stata bella la stretta di mano tra Quassè e Abate a centrocampo. Ecco, ci tengo a sottolineare, sì. Si sono dati la mano i due giocatori, adesso Abate lo sta facendo con gli altri giocatori, il capitano della San Cataldese che invita Abate e i suoi giocatori a stringersi. Guarda, questo è quello che vorremmo vedere sempre su tutti i campi di calcio. È finito il primo tempo, 0-0 qui al Nino Vaccara, io direi attualmente su Tele IBS. Da parte di Piero Campisi e Matteo Licata è tutto, ci rivediamo fra 15 minuti ancora in diretta per raccontarvi il secondo tempo.
Un cordiale saluto a tutti da Matteo Licata, da Piero Campisi ed Enzo Pipitone che cura le immagini per TeleBS. È iniziato in questo momento il secondo tempo tra San Cataldese e Mazara, risultato che è fermo sullo 0-0. Non sembrano esserci stati cambiamenti tra le due formazioni, quindi si va avanti con le formazioni già scese al primo minuto. Partita molto importante, più che altro per l'onore di maglia, visto che le due formazioni sono già qualificate ai triangolari di playoff. E vediamo che il pallone in questo momento è gestito da Gaetano Dolenti. Piero, secondo te queste formazioni che non sono cambiate a lungo termine possono influire sull'andamento della partita a livello atletico? Assolutamente, perché si vede che le squadre sono abbastanza preparate dai preparatori atletici delle due squadre e sono convinto che non si arrenderanno facilmente a questo caldo. Ecco, sarà una partita lottata fino al 90esimo più recupero, ne sono convinto. Comunque io direi di partire subito con la cronaca e raccontare questi secondi 45 minuti. Sì, andiamo assolutamente avanti. C'è intanto rimessa laterale in favore della San Cataldese, già battuto. Allora Cess cerca un cross, cerca Torregrossa che non aggancia. Allora spazza Abate. Cortese cerca di difendere palla, guadagna calcio di punizione. E comunque dobbiamo anche considerare che di solito il campionato di eccellenza non gioca mai a maggio. Di solito il campionato verso aprile si chiude. Quindi questi atleti non sono abituati a un caldo così cocente. Intanto il calcio di punizione per il Mazara è stato battuto, ma fuori misura. Nulla di fatto, rimessa laterale già battuta dalla formazione ospite. Dolenti, palla al piede, a cercare subito Velardi, Di Marco. Ancora lui, trova Ferla, pressato. Rischia un po', ma comunque trova Velardi. Siamo da Burcheri. Ancora lui. Cess. Cerca di sfondare la fascia destra. Però c'è l'intervento della difesa del Mazara. Ancora Azzara. Burcheri cerca un cross. C'è l'intervento di Colley. Vediamo se è corner. Sì, è corner per la San Cataldese. Quando siamo al minuto numero 3 del secondo tempo, pronto il corner per la formazione ospite, si chiama lo schema, cross in questo momento, attenzione che c'è Cess, il tiro in mezza rovesciata e poi c'è l'intervento di Sisse. Quando siamo all'inizio del quarto minuto del secondo tempo, occasione per la San Cataldese. Bella comunque l'azione atletica di Cess. Intanto il Mazara cerca di attaccare dalla fascia sinistra. Ancora il Mazara che però poi viene fermato. C'è Velardi che forse ha subito un pestone involontario da Guayana. Però si va avanti. Kwame. Vediamo ancora Velardi. Velardi fa un po' di finte, poi comunque passaggio per Veneroso. Difende palla, allora Kwame decide di ripartire da Dolenti, il portiere libero. Dolenti con i piedi a cercare Torregrossa. Torregrossa, ancora lui, difende molto bene palla, cerca di andarsene, poi trova Cess. Verso Kwame c'è calcio di punizione in favore della San Cataldese. Fallo è stato di Pulizzi e questa può essere un'occasione ghiotta per la formazione proveniente dalla provincia di Caltanissetta. Pronto a battere il calcio di punizione la formazione ospite. Vediamo, pronti un po' di giocatori. Uno è Azzara, si sta allontanando Di Marco, si allontanano comunque anche Calabrese e Veneroso, quindi Azzara sarà deputato alla battuta.
interviene comunque il direttore di gara, dice che fischia lui, deciso così il direttore di gara della sezione di Bra Monfuletto. Azzara il tiro e l'intervento di Sissé in calcio d'angolo. Nuovo calcio d'angolo quando siamo al sesto del secondo tempo. La San Catanese ha deciso di partire subito forte. La San Cataldese che sta cercando in tutti i modi di partire in vantaggio. Corner dove fermato dall'intervento di Sissé, cerca Pulizzi di andarsene ma stoppato col braccio, secondo il direttore di gara calcio di punizione ancora per la San Cataldese. Vediamo chi sarà deputato alla battuta di questo calcio di punizione, sembra Di Marco, si mette un po' troppo vicino forse. Un giocatore canarino, dovrebbe essere Pulizzi. Vabbè, deve consentire ai compagni di posizionarsi in campo. È normale che Pulizzi cerca di dare fastidio a Di Marco in quel momento. Diciamo che è tutta esperienza. E Calabrese cross, c'è l'intervento di Sissé, rischio! Torre grossa, Sissé ancora, poi Azzara, l'intervento di Lombardo. Ma che rischio! Ha rischiato troppo in difesa il Mazzara. È rimasto a terra un giocatore della San Cataldese, interviene lo staff medico della formazione ospite. Comunque rischio troppo grosso, Piero, in difesa. Assolutamente sì, è stata una grande disattenzione in area di rigore del Mazzara. La San Cataldese pressa, sta pressando, sta mettendo alle corde il Mazzara. Ora Guaiana cerca un contropiede, però viene fermato. Ora c'è Cess che subisce fallo da Pulizzi. Cess è rimasto a terra. Nel frattempo si è rialzato il giocatore della San Cataldese che in precedenza è rimasto a terra fuori dal campo. Però deve ancora rientrare. Rientra in questo momento. Intanto c'è calcio di punizione sempre per la formazione di Settineri. Pronto Di Marco. Attenzione perché è rimasto a terra Lamin Sissé. Lamin Sissé è rimasto a terra, entra anche il dottore Franco Scaturro. E c'è ora tensione. C'è molta tensione ora di nuovo fra le due formazioni. Per questa partenza comunque subito il fulmicotone da parte della formazione ospite. Vediamo, c'è tensione, ricordiamo, anche se sembra essersi un po' calmata. Tanto Lamin Sissé è ancora a terra, siamo al nono del secondo tempo. Si stanno sincerando delle condizioni del portiere proveniente dal continente africano. Sembra che abbia ricevuto una botta poc'anzi durante la confusione, diciamo che aveva proprio visto la difesa del Mazzara in balia delle onde quando gli ospiti hanno rischiato il vantaggio, per cui Sissé Lamin si rimette in sesto ed è pronto per ricominciare la sua partita. Oggi ha protagonista di questo incontro con delle belle parate. Sì, ha fatto delle belle parate Lamin. Vediamo, intanto c'è un intervento di Genesio. Pulizzi cerca di andarsene ma è pressato. Genesio spazza ma c'è Kwame. Allora Kwame, ancora lui, cerca un dribbling, ne cerca un altro. Viene fermato ma è stato toccato il pallone, quindi si va avanti. Cortese cerca uno scambio con Pulizzi che viene fermato fallosamente da Di Marco. Io sto vedendo un Mazzara che ha iniziato la ripresa un po' contratto, contrariamente agli ospiti che hanno avuto un approccio diverso, no? Che hanno chiuso per questi 10 minuti poi il Mazzara nella propria metà campo, un Mazzara che sta provando ad uscire in questo momento. Sì, ora il Mazzara sta cercando di, diciamo, di rispondere agli attacchi della formazione ospite. Calcio di punizione affidato a Genesio.
Intanto ti comunico un altro risultato. La Folgore ha fatto altri due gol a Marsala con Pizzo e con Hetman, per cui Marsala 0, Folgore 3. Pizzo ed Hetman, ex Marsala Calcio, tra parentesi, loro due, erano stati allenati a inizio stagione da Giuseppe Tortora. Pizzo che è un buon attaccante comunque. Intanto torniamo al Nino Vaccara dove c'è Cortese che sta passando Dolenti. Coi piedi c'è intervento di Bravo. Jamé. Cortese però si deve disinteressare perché è in fuorigioco. C'è rimessa laterale in favore della San Cataldese. Vediamo che batte, dovrebbe battere Ferla la rimessa laterale, così è. Giocatore classe 2002. Vediamo Torre Grossa, cerca di andarsene. Piede in faccia Jamé. C'è stato un intervento forse non volontario ma estremamente pericoloso e si riscaldano gli animi. Chiedono l'intervento del direttore di gara Lombardo, attenzione, Torre Grossa che si spintonano. E ora Guaiana interviene e attenzione perché ora si spintonano. E questa è partita molto forte, molto dura, Piero. Lasciamo che siano le immagini a parlare. Abbiamo visto una brutta reazione da parte di un giocatore della San Cataldese, e si tratta dell'attaccante proprio Torre Grossa, che ha dato uno schiaffo a Puliz. Espulso! Espulsi tutti e due. Espulso sia Pulizzi che Torre Grossa al 12° del secondo tempo, uno in meno per entrambi i lati. Ma i giocatori si potevano risparmiare questa tensione, non c'è motivo in questa partita. Ripeto, non è una finalissima, non è una finalissima. Ripeto, peccato che Torre Grossa abbia provocato questa reazione a Pulizzi e che lo stesso, insomma, ha reagito. Diciamo, direi espulsione meritata dei due giocatori. Sì, espulsione meritata ora, che poi, come hai detto te, Piero, non c'è bisogno di avere delle espulsioni a questo punto del campionato, entrambi sono qualificati, non, ripeto, non c'era bisogno di questo scontro fra i due tesserati, di uno della San Cataldese che è Torre Grossa e Pulizzi, tesserato del Mazzara. E comunque la partita riparte con calcio di punizione per il Mazzara, poi c'è l'intervento di Burcheri che rischia un po', c'è rimessa laterale in zona di attacco per il Mazzara che ora cerca di attaccare in tutti i modi. E partita tesissima, ora la temperatura è diventata veramente rovente al Nino Vaccara. Ancora comunque ci sono diciamo delle recriminazioni da entrambe le parti. Forse il direttore di gara, visto, diciamo, vista la durezza del contrasto di Torre Grossa su Giammè, poteva intervenire prima, forse avrebbe evitato qualche disguido di troppo. Allora, raccontiamo un po' di calcio giocato. Attenzione, già Mazzara. provato qui un giocatore del Mazzara di poco alato. Dovrebbe essere stato Grandis. Intanto il pallone viene recuperato da Jammeh. C'è comunque subito un intervento della San Cataldese. Kwame cerca di andarsene. Kwame comunque pressato. Calcio di punizione per la San Cataldese. Guaiana, fallo di Guaiana. Calcio di punizione. Ora c'è il ribaltamento di fronti. Ora sembra una partita alla Zeemanlandia. Partita quindi molto molto accesa. Calcio di punizione che sarà probabilmente battuto da Azzara, anche se si sta posizionando il pallone, scusate, Veneroso. Ma penso che sarà Azzara deputato a battere questo calcio di punizione quando siamo al 15° del secondo tempo. Si richiama un po' lo schema. Azzara in porta, non Fuori. va. A lato. Sì, nulla di. Aveva già battezzato il pallone fuori la Minsi, se
quindi alla fine nulla di eclatante, rimessa dal fondo per il Mazara. Ricordiamo che le due squadre stanno giocando in 10 uomini per l'espulsione di Torregrossa della San Cataldese e di Pulizzi del Mazara. Intanto Sisè batte la rimessa dal fondo, a cercare Cortese che non aggancia. Allora Calabrese ora cerca di mettere un po' di ordine, torna indietro da Dolenti, coi piedi, a cercare Azzara. Nulla di fatto, forse il passaggio era un po' fuori misura. Allora c'è Colley che batte la rimessa laterale. Ancora Colley. C'è l'intervento di Kwame. Prolunga veneroso per Azzara, ma c'è l'intervento di Lombardo. E c'è... Vediamo che sembrava che ci fosse stato un fallo, il predettore di gara non è stato così e si va avanti con la San Cataldese che attacca. C'è rimessa laterale in favore ancora della formazione ospite, Calabrese. Siamo da Veneroso che cerca un dribbling su Grandis. Ancora lui, cerca un bel passaggio, poi Chess riesce comunque a difendere palla. Chess! Ancora Calabrese, poi c'è l'intervento della difesa con Genesio e poi spazza Giammè. Rimessa la terza di attacco quindi per la San Cataldese che decide di sfruttare e di battere ferro finché è caldo. San Cataldese molto pericolosa, ci ha messo una pezza miracolosa Capitan Genesio che quasi sulla linea di porta ha rinviato. Sì, Genesio protagonista di un'ottima prestazione. Tanto battuta rimessa laterale, Calabrese. Siamo da Veneroso che cerca un cross un po' sbilenco. Rimessa dal fondo per il Mazara. Quando siamo al 17° del secondo tempo. Partita che veramente veramente accesa. Lo stiamo dicendo forse un po' troppo spesso, ma non ci aspettavamo una partita così accesa, visto che le due formazioni alla fine, ripeto, sono già qualificate per i triangolari che si svolgeranno più avanti, visto che l'ultima giornata di questo campionato, chiamiamolo anche regolare, sarà domenica. Intanto torniamo però al Nino Vaccara un attimino, perché c'è stata un'azione offensiva che comunque è stata sventata dalla difesa della San Cataldese. Intanto nel Mazara si sta riscaldando l'argentino Martin Rose. Martin Rose che è un esterno che fa gol molto difficili. Intanto c'è un fallo in favore del Mazara in una posizione ghiottissima. Calcio di punizione quindi per i canarini. In un momento in cui c'era la San Cataldese che stava cercando di prendere sopravvento, deputato a battuta c'è Genesio, è pronto Valerio Genesio, sono tutti giocatori pronti. Genesio direttamente in porta, non va troppo alto, rimessa dal fondo quindi per la formazione verde amaranto e quindi la battuta della rimessa dal fondo da parte di Gaetano Dolenti che ha battuto già in questo momento, prende un po' di campo, palla al piede di Marco, ancora lui, Di Marco non trova Pertugi, allora cerca di cambiare gioco da Velardi, Calabrese. Calabrese ancora verso Di Marco, apre Di Marco verso Ferla, c'è intervento di Genesio, senza fallo secondo il direttore di gara, quindi si va avanti. Vediamo che però c'è stato il passaggio di Abate che non è stato recepito dai compagni. Velardi, Di Marco, no Calabrese scusate. Ora siamo dalle parti di Ferla. Ferla in una sorta di rovesciata trova Chess. Allora Veneroso. Genesio, bravo. C'è l'intervento bello di Genesio. Ancora Genesio. Bravo. Ne dribbla addirittura uno. E poi c'è l'intervento di Kwame. Fallo di Genesio, secondo il direttore di gara. Chiede scusa comunque Kwame. Calcio di punizione per la San Cataldese.
calcio di punizione che mira anche a far recuperare un po' di fiato ai propri compagni. Tanto calabrese, Chess, calabrese, decide di tornare da Gaetano Dolenti. Ancora lui. Dolenti vorrebbe palla lunga, ma poi decide per dare pallone a Di Marco. Ancora lui. Di Marco, a Zara, un dribbling, attenzione, un tiro di Benerosa, strozzato, non ha problemi Sissé. E Lamine Sissé in questo momento cerca anche di far recuperare un po' di fiato ai compagni. Vedremo A se ci quanto saranno pare cambi. E entra il secondo portiere della San Cataldese. allora vuol dire che Gaetano Dolenti ha problemi. È pronto Arruscia. Arruscia che poi è un 2001. No, no, Dolenti penso che non abbia problemi, anche domenica scorsa in casa la San Cataldese ha giocato con i due portieri under, il primo e il secondo in panchina, per cui penso che sia un cambio di routine programmato. Potrebbe anche essere un cambio programmato. Vedremo, magari vogliono preservare Gaetano Dolenti. Tanto è pronto Arruscia, è pronto anche un altro giocatore della San Cataldese comunque. Però ancora non abbiamo recuperato il numero. Intanto il Mazzara cerca di costruire gioco. Genesio cerca un dribbling, ma Kwame vince il contrasto. E poi c'è l'intervento Cambio. del numero 10 Abate. Tanto c'è il cambio al minuto numero 22 del secondo tempo. Esce Dolenti, entra Arruscia, classe 2001. Cambio mirato probabilmente a preservare lo storico portiere della San Cataldese. È entrato così Arruscia ed entra anche Bianconi. È entrato Bianconi ed è uscito il Il tre. numero 3, Burcheri. Eh sì, è un cambio quindi volto a mantenere il numero di juniores. Chess intanto. Belardi, ancora per Chess, in posizione insolitamente arretrata. Intanto Matteo ti comunico la quarta rete della Folgore a Marsala, anzi a Pacheco contro il Marsala, e la seconda rete dell'Acragas a Marineo. E quindi l'Acragas porta a casa probabilmente la seconda vittoria consecutiva, vista anche la vittoria proprio contro il Mazzara. Ad Agrigento intanto fischiato fallo, non è d'accordo, non era d'accordo Grandis su questo fischio del direttore di gara. Intanto c'è quindi calcio di punizione convalidato alla formazione di Settineri. Quindi due cambi comunque già effettuati dalla San Cataldese. E il Mazzara ancora non ha effettuato cambi, ma vediamo che c'è movimento in panchina. Sì, dovrebbe entrare fra qualche minuto l'argentino Martin Rosa. Quindi è pronto Rose. Vedremo al posto di chi entrerà l'argentino. Tanto pronto il calcio di punizione. Il tiro! E di poco a lato. Lamine Sissé ha forse un po' rischiato il tiro, era stato di Kwame. Rimessa dal fondo quindi per il Mazzara, quando siamo al 24esimo del secondo Nel tempo. Mazzara intanto ti comunico che dovrebbe uscire Cortese. Vediamo se sarà così. Allora, se esce Cortese ed entra Rose, dovranno spostare qualcun altro in avanti. Tanto c'è rischio, tensione per la San Cataldese, Guaiana, coadiuvato proprio da Cortese, interviene Abate, Abate cerca il cross, strozzato. Va ancora avanti l'azione della San Cataldese, c'è ancora però il Mazzara che cerca di recuperare subito il pallone, ci riesce. Giallo subito Per due. per Ferla, giallo. Intervento pericoloso su Colley.
Ricordiamo che le due formazioni giocano tutte e due in 10 uomini per le espulsioni Torregrossa per la San Cataldese e Pulizzi per il Mazzara. È pronto comunque a entrare Martin Rose. Però ci sta, forse non si sono capiti direttore di gara e assistente. Allora, entra Rose. Ed esce Cortese. Ed esce Roberto Cortese. Roberto Cortese, ti ricordo che domenica ad Agrigento ha giocato tutti i 90 minuti. Rose era assente perché infortunato. E adesso, dunque, esce Cortese, che pare non abbia accettato il cambio. Ed entra Martin Rose. E ora vediamo chi si sposta a prima punta. Probabilmente potrebbe aver spostato Simone Guaiana, che sa fare la prima punta. Vedremo cosa ha deciso. Intanto battute calcio di punizione. C'è l'intervento, vediamo Guaiana. Guaiana ancora, cerca un cross. Colpo di testa di Giammè, però non riesce a indirizzarla. Allora accesso in rovesciata. Il tiro non va di Abate. Allora Genesio, ancora lui, cerca di vincere un contrasto con Kwame. Giammè, Guaiana, e c'è l'intervento di Di Marco. Rimessa laterale in zona di attacco, ora Mazzara si fa sentire. Sta dicendo alla San Cataldese che è ancora vivo. Pronto a battere la rimessa laterale Genesio. Vediamo. Genesio batte. Intervento non ravvisato dal direttore di gara, si va avanti. Allora San Cataldese cerca subito un contropiede. Siamo da Veneroso, cerca un cross, vediamo se ci arriva Chess. C'è comunque Colley che difende il pallone e guadagna la rimessa laterale. Buona difesa del pallone da parte di Colley. Con l'uscita di Torregrossa, espulso dall'arbitro, ricordiamo, insieme a Polizia del Mazzara, gli ospiti non hanno più quel punto di riferimento nel centro dell'attacco, diciamo, verde amaranto. Infatti hanno fatto entrare Bianconi, che è un attaccante, per l'appunto, per cercare di recuperare una boa offensiva, cosa che di fatto era Raul Torregrossa. Vediamo intanto Azzara cerca di difendere il pallone da un giocatore del Mazzara, e poi il pallone arriva agilmente dalle parti di Sissé. Siamo nel corso del 28esimo del secondo tempo e il risultato è ancora fermo sul pareggio a reti bianche. Sissé con i piedi cerca Guaiana, che per l'appunto è diventato prima punta. Ancora Guaiana. Subisce fallo Guaiana, calcio di punizione per il Mazzara, e c'è giallo per Rose. Giallo per Rose al 29esimo del secondo tempo per proteste. Oddio, obiettivamente il fallo era abbastanza pericoloso subito da Guaiana. Rose forse ha avuto una reazione troppo accesa, però... È troppo istintiva, ecco, si sarebbe dovuto controllare. Sì. Perché appena entrato, di conseguenza capisco che sente la partita, però se l'arbitro, diciamo, ha tirato fuori il giallo, è inutile che, insomma, hai questa reazione. E si è beccata sta munizione. Sì, sono quei cartellini gialli forse un po' incoscienti. Sono quei cartellini gialli che potrebbero anche costare a lungo termine la partita, anche perché ancora mancano più di 15 minuti alla fine, al 90esimo. Quindi... Ed è un Mazzara che è uscito fuori dalla propria metà campo nella seconda parte, al secondo tempo ha preso meno il gioco. Attenzione Giammè! E il tiro di Lombardo! Ribattuto! In questo caso direi che è il Mazzara che adesso ha chiuso nella metà campo la San Cataldese. Sì, ora il Mazzara sta cercando di smuovere la partita, lo sta facendo in tutti i modi possibili. Intanto sembra pronto Agate per il Mazzara. Il mister Dino Marino vuole dare più freschezza in avanti, vuole vincere la partita. Questo è un ennesimo segnale, Dino Marino vuole vincere la partita. A questo punto direi di sì.
visto che sta mettendo la trazione anteriore. Vediamo intanto che la San Cataldese cerca di spazzare con Cesse con un po' di difficoltà. Allora Grandis di testa, ma c'è l'intervento ora di Azzara. Calabrese col petto cerca e trova Azzara che cerca di andarsene su Mejri. Fallo, calcio di punizione, giallo a Mejri. Al 30° del secondo tempo. Stanno spendendo ora tutti i cartellini gialli possibili, entrambe le squadre. Allora, entra Agate. Allora, entra Agate. Ora vediamo chi esce. Sembra che stia Abate. uscendo Abate. Quindi esce un esterno ed entra un esterno. Tatticamente non cambia niente. Comunque, ricordiamo che c'è calcio di punizione per la formazione ospite. Intanto a Marineo c'è il gol dei padroni di casa. Marineo 1, Akragas 2. Marineo è comunque una piazza molto difficile. Non è mai detto che si porti a casa il risultato lì. Vediamo intanto, torniamo al Nino Vaccara perché c'è calcio di punizione per la San Cataldese. Pronto Velardi. C'è forse un po' di perdita di tempo e giallo per Velardi. Giallo per Velardi al 32° del secondo tempo. Forse ha perso un po' troppo tempo secondo il direttore di gara. Giallo per Velardi. Quanti cartellini? Io conto finora 7 gialli e 2 rossi. Vediamo, intanto c'è intervento di Jamé di testa, ma ancora San Cataldese in possesso della sfera. Spazza Di Marco. Ancora Jamé. C'è l'intervento di Calabrese. Azzara. Ancora lui, c'è il cross di Azzara e Bianconi viene anticipato da Lombardo e poi Cissé. Cissé dà subito il pallone a Agate, ne dribbla uno, poi c'è fallo di Kwame, calcio di punizione per i Canarini. Pronto Valerio Genesio. No, affida il pallone a Lamine Cissé. Quindi il Mazzara decide di giocare tutto in avanti. È pronto Cissé. Batte il calcio di punizione lungo per Agate. C'è comunque Di Marco. Pressa Guaiana. Attenzione Guaiana conquista il pallone. Non c'è l'intervento del direttore di gara, quindi si va avanti. Cesc. Poi Velardi. Ancora lui. Vediamo Velardi, c'è calcio di punizione per la San Cataldese. E calcio di punizione che sarà battuto da Aruscia, classe 2001. Vediamo ancora Aruscia che è pronto, forse prende un po' di tempo, con un po' di esperienza. Batte in questo momento. Fuori misura. E c'è rimessa laterale per il Mazzara. Siamo al 34° del secondo tempo e il risultato è ancora aperto sullo 0-0. È pronto a battere la rimessa laterale Genesio. Genesio. Cerca Guaiana ma viene anticipato da Calabrese. Kwame. Belardi. Bianconi. Cess. Ancora lui, verso Azzara. Azzara c'è fuori fuori gioco. gioco, offside quindi di Azzara. Calcio di punizione in favore della formazione di casa. Ora le due formazioni stanno, secondo me, cercando di riprendere fiato, visto che ci sono stati 10 minuti buoni nel quale le due formazioni hanno attaccato senza lesinare colpi. Sì, in avanti a cercare Guaiana che viene chiuso da Di Marco e interviene Aruscia. Ancora a San Cataldese. Ora siamo da Cess.
Veneroso. A Zara. Cess di tacco. Cerca e trova Veneroso. Bella l'azione. Ancora lui. Veneroso. Ne dribbla uno. Il tiro di Veneroso. Sisse. Sisse. Blocca. Però bella l'azione. Sesto gol della Folgore con Pizzo. Aveva segnato prima Pepper Rustico per la Folgore. Dunque Marsala 0, Folgore 6. Punteggio quindi tennistico a Paceco, ma torniamo al Nino Vaccara, perché siamo con Guaiana che cerca di attaccare ma non riesce a sfondare le linee difensive da San Cataldese. Entrata durissima di Guaiana e c'è l'intervento subito delle due panchine. Incredibile, ma è incredibile, incredibile. Confusione, confusione nei giocatori. Che poi il direttore di gara stava intervenendo subito col cartellino, quindi cioè, alla fine l'intervento era già preventivato da parte del direttore di gara, non c'era bisogno di tutto questo. L'arbitro ha in mano un cartellino giallo, sta seguendo un pochettino la grande confusione che si è verificata sotto la panchina della San Cataldese. Allora, io penso che il giallo sarà dato a Guaiana per il fallo. Ma l'arbitro ha chiamato. Vediamo anche. Allora, intanto ha ammonito Quasè. Quasè è stato ammonito. Penso per la reazione. Ma non finiscono qui i cartellini gialli. Attenzione. Siamo al 37esimo del secondo tempo, ricordo. Allora, Quasè è stato ammonito sicuramente per la reazione. Ora dovrebbe ammonire Guaiana per il fallo. Il fallo era duro. Ma io penso che ammonirà anche Di Marco il 5. Vediamo. Di Marco e Guaiana, penso. Ecco. Sì, sì, tutte e due. Tutte e due ammonite. Di Marco e Guaiana. Di Marco penso per le proteste e Guaiana per il fallo. Forse la partita in questa stagione con più cartellini in assoluto. C'è una partita che ci aspettavamo fosse tranquilla per tutti i 90 minuti, invece si è trasformata in una grande partita innanzitutto, molto maschia, giocata senza respiro proprio dai giocatori. Sì, sì, la partita è molto maschia ed era stata anche molto bella da vedere, però troppo nervosismo, troppo, troppo nervosismo. E ricordiamo che due squadre, di fatto... Intanto scusami, ci sono sei giocatori ammoniti della San Cataldese, poi uno, due, quattro del Mazzara e poi due espulsi, uno per parte. Sì, ma ripeto, alla fine non si stanno giocando nulla di che, perché, ripeto, tutte e due qualificate ai triangolari, nessuno rischia niente, non c'è bisogno. Intanto comunque pronto un cambio, è pronto... Il numero 14, dovrebbe essere Piazza, l'esperto Piazza. Vediamo chi esce. Io penso sia uscito Velardi. Comunque è ritornata la calma tra le due squadre. Dovrebbe essere uscito Velardi. Ed è entrato Piazza. Vediamo se tatticamente c'è qualche cambiamento. Comunque molta molta confusione in questo momento. Molta molta confusione. Tanto pronta la battuta. E ci sarà comunque parecchio recupero adesso a fine partita. Vediamo, c'è battuta il calcio di punizione da Di Marco. C'è Jamé che interviene, Grandis, cerca subito il contropiede Mazzara, subito il contropiede. E viene interrotto Rose, però ancora Rose, dribbla uno, non dribbla il secondo. Calcio di punizione per Mazzara. Il fallo è stato di Quasè. Partita nervosissima, siamo al 40esimo del secondo tempo, ma penso che il recupero sarà corposo. Visto anche... le continue lunghe interruzioni anche per via dei tanti cartellini. Siamo andati in doppia cifra con i cartellini. Lombardo sul pallone.
Battute calcio e punizione di tanto in porta! A lato! Però bello il tentativo. La palla ha sfiorato l'incrocio dei pali. Sì, e Lombardo ce l'ha questi tiri da lunga distanza precisi e velenosi. È andata bene comunque ad Arruscia. Comunque è un Mazzara che sta vendendo davvero cara la pelle in questo campionato. E ricordano, e ti ricordo anche che sono tutte e due le migliori difese che si stanno affrontando. Sì, Guaiana qua! In fila Z, Guaiana. Tiro da dimenticare. Sì, sì, assolutamente. Era scordinato, tiro forse un po' defilato. Non è andata. Tanto manca il pallone che arriva in questo momento, anche che il pallone mi sa che è finito in mezzo al traffico. Battuta rimessa dal fondo intanto da Arruscia. Kwame scambia con il compagno che è calabrese. Ancora calabrese. Cerca di costruire il gioco. Ancora lui. Numero. Calabrese. Arruscia. Di Marco. Ancora Di Marco. In avanti a cercare Chess, ma c'è l'intervento di Jamé. Odu Jamé è stato abbastanza attento anche oggi. Rimessa al fondo già laterale, scusate, già battuta. Intanto Jamé di testa. Attenzione al contropiede. Grandis, pressato da Kwame. Non è fallo secondo il direttore di gara, però c'è Genesio. Ancora Genesio che guadagna calcio di punizione. Calcio di punizione, è rimasto a terra Valerio Genesio. Si tocca il ginocchio. Speriamo non sia niente di grave per il capitano Canarino. Entra di nuovo lo staff medico del Mazzara, anche loro hanno avuto tanto lavoro oggi. Chiamati agli straordinari. Una boccata d'ossigeno per le due squadre che veramente oggi hanno sudato la maglia, ognuno per le proprie città. Sì, 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 assolutamente. Perché comunque sono due squadre che stanno meritando il vertice della classifica senza dubbio. Sì, entrambe le squadre stanno giocando. Intanto è pronto Rallo, ex Dattilo. In realtà Rallo è stato anche nella primavera del Parma in passato e nella primavera del Trapani. Ha vinto il campionato di eccellenza la scorsa stagione proprio con la formazione proveniente dal comune di Paceco. Forse esce Kwame, vediamo se lui... Eh sì, esce Kwame, entra Angelo Rallo. Angelo Rallo che è un classe 2000. Pronto intanto a battere calcio e punizione Sissé. Battuta in questo momento. Sissé è fuori misura e non ci arriva Rose. Battuta rimessa laterale. C'è comunque l'intervento di Colley. Rimessa laterale comunque ancora per la San Cataldese. Calabrese, bella giocata di Calabrese. Chess scambia ancora con Calabrese. Di Marco, lunga Di Marco a cercare un compagno, ma esce molto bene Sissé. Siamo nel corso del 44esimo del secondo tempo. Il risultato è ancora di 0-0. Sissé coi piedi cercare Guaiana che cerca di stoppare col petto, ma non va. Rimessa laterale quindi in favore della San Cataldese. Intanto è pronto anche un cambio per il Mazzara. Entrerà Morana del Mazzara. Sì, entra Morana, classe 2002. Vediamo chi esce. Esce Mejri al 44esimo, entra Morana. Esce un centrocampista e ne entra un altro. Tatticamente non cambia niente. Ha speso molto Mejri. Nel primo tempo aveva giocato bene, molto bene. Nel secondo tempo forse un po' calato. Ed entra il numero 13 Mazzarese. Batte la rimessa laterale a San Cataldese. Chess. Vediamo, Guaiana recupera il pallone. Guaiana cerca di andarsene. Ancora lui. E
commette fallo, calcio di punizione per la San Catanzaro che già è stato battuto, ma il direttore di gara dice che fischia lui. Quindi è da ribattere, già ribattuto in realtà. Calabrese, ancora lui. Calabrese, siamo ora in difesa da Angelo Rallo. Di Marco a cercare Piazza, ma c'è intervento di Genesio di testa. Poi Agate, ancora Piazza, vediamo, rimessa laterale per Mazzara. Pronta la rimessa laterale con Valerio Genesio, lunga, non trova Morana, c'è Cess col braccio, secondo il direttore di gara, calcio e punizione per Mazzara. Ora Mazzara deve spingersi in avanti se vuole portare a casa i tre punti. È pronto a battere il calcio di punizione, sempre il solito capitan Genesio. Genesio batte ora. Vediamo, non trova nessun compagno, era per Guaiana, però Rose mantiene la rimessa laterale in proprio favore. Colley, ancora lui. 5 minuti di recupero ci segnalano, quindi partita lunga. Attenzione, Azzara! Azzara, fermato da Jamé. Fuori gioco, secondo il direttore di gara. Calcio di punizione quindi per Mazzara, siamo all'inizio del 47esimo del secondo tempo. Siamo ormai gli sgoccioli. Ora Mazzara cerca di attaccare con Rose, cross verso Morana. Morana commette fallo. Calcio di punizione ora per la San Cataldese. Pronto a battere il calcio di punizione. Un giocatore... dovrebbe essere Aruscia. E così cambio Aruscia. Vediamo, ora il pallone ce l'ha Di Marco. Di Marco lunga a cercare Piazza, ma c'è l'intervento di Genesio. Intanto è pronto un cambio per Mazzara quando siamo vicini al 48esimo. Elton, esce Guaiana, entra Elton Ogbebor. Entra il nigeriano. Guaiana applaudito, ha dato cuore, campo, fatica, ha dato praticamente tutto. Battuta in questo momento la rimessa laterale per la San Cataldese. C'è un'altra rimessa laterale, stavolta per il Mazzara, secondo il direttore di gara. È pronto a battere Genesio, verso Jamé. Jamé sbaglia, allora Bianconi vince un contrasto, fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il Mazzara. Intanto c'è un finale, Marineo 1 Acragas 2, e Acragas quindi esce vincente da Marineo. Attendiamo anche gli altri risultati, nel frattempo torniamo al Nino Vaccara. È pronto a battere il calcio e punizione Lamin Sissé. Sissé. Vediamo se trova qualche compagno. Ogbebor ha provato a pressare, ma nulla di fatto. Cess apre per Azzara. Cerca di dribblare Genesio. Fallo di Genesio. Ammonito. E viene ammonito al 49esimo del secondo tempo capitan Valerio Genesio, che si aggiunge alla lunghissima lista di giocatori segnati dal direttore di gara. Calcio di punizione da posizione molto molto importante, sono tutti nella metà campo del Mazzara meno il portiere della San Cataldese. Vediamo chi batte calcio di punizione. Sul pallone ci sono Veneroso e Azzara. Azzara direttamente cross che praticamente è finito nel parcheggio adiacente al campo. Rimessa dal fondo. Rimessa quindi dal fondo in favore della formazione di casa. Ormai siamo di fatto agli sgoccioli di questa partita. Prende anche un po' di tempo con esperienza Lamin Sissé.
Vediamo, è un momento di pausa in attesa forse anche del triplice fischio del direttore di gara Monfuletto di Bra. C'è l'intervento di Calabrese di testa, Lombardo, c'è Morana, attenzione perché c'è Veneroso, cerca di andarsene, in fallo di Morana. Vediamo, c'è il direttore di gara che indica la posizione del calcio di punizione. È pronto a battere Calabrese. Vediamo Calabrese. Batte ora il calcio di punizione. C'è un colpo di testa di Colley e corner. No, secondo il direttore di gara è finita qui. 0-0 al Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Partita abbastanza bella, diciamo, sì, piacevole da vedere. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che meritano davvero l'alta posizione in classifica. Dunque un apprezzamento, un compiacimento a San Cataldese e Mazara, che hanno lottato davvero su tutti i palloni. Chi ha potuto vedere la partita si è davvero divertito. A questo punto ringraziamo Tele IBS, Vincenzo Pipitone e Tonino Pipitone per la gentile collaborazione con il Mazara Calcio e per le riprese, e un grazie a tutti voi che ci avete seguito. Una bella partita, ricordo il risultato finale: San Cataldese Mazara 0-0, per cui da Piero Campisi e Matteo Licata è tutto, a voi studio.